Buonasera a tutti, a Tokyo Marathon. Oggi giovedì parliamo di arte e cultura giaponese e in specifico parliamo di Takehiro Yokoyama, artista appunto pittore giapponese vissuto tra fine 800 e inizio 900, diciamo un artista più recente, più recente, e parliamo appunto di questo artista. E a due settimane che non parlavo di questo artista, purtroppo c'è un problema, una volta una cosa, una volta un'altra. Abbiamo saltato il 2 giugno, abbiamo fatto e adesso riprendiamo. E allora vediamo se funziona tutto. Il contatore funziona, sì, il contatore di ricordo funziona. Adesso vediamo se funziona il chatbot. Attimo. Il chatbot non so se funziona. Vabbè, l'ha scritto male. L'ha scritto male. Allora. Ok, così, no, non ha scritto bene. Dai. Come? Ah, mi sono dimenticato. Scusate, logico. Mi sono dimenticato di attivarlo, certo, non funziona. Scusate, adesso vediamo un po' di tempo, perché su qua parte chat. Niente, aspettate, poi. No, perché non posso fare niente. Guardate un attimo. Ho acceso tutto qua, mi sono dimenticato di accendere il chat. Sono attivo. Allora, diciamo, parliamo di illustratore, del suo pittore, Taikang Yokoyama. Poi sabato vediamo di prendere questo gioco, adesso domani lo finisco, perché sabato scorso purtroppo non l'ho fatto, soltanto perché non ero riuscito a... Avevo cominciato il gioco dall'inizio, quindi... per arrivare a quel punto lì, siamo andati l'ultima volta un po' più, con più energia, con più potere, con più forza. E non ce l'ho fatta da quel punto lì, quindi ho inviato la live. E poi c'erano anche altre cose da fare. E quindi adesso domani mi ci metto lì e finisco, arrivarci a quel punto lì, poi vediamo di giocare davanti. Poi se questo gioco mi fa male davanti, altrimenti o cambio gioco, oppure in mente anche di fare qualcos'altro, adesso vediamo. Potrei fare qualcos'altro, ho una mezza idea di qualcosa, non lo dico perché non so nemmeno se riesco a fare. Vediamo, se riesco a farla, la facciamo e vediamo cosa si può fare. Sempre il tema Giappone, via. Potrebbe essere una cosa interessante, vediamo se riusciamo a farla. Io la stavo, ma c'è da giocare, facciamo queste cose qua. Sono sempre sui giochi anche po' vecchi. Interessanti, belli, ma insomma, vogliamo fare qualcosa. Perché i giochi belli, meglio, no? Si fa di più. Allora, quindi aspettate, parte chat, va bene, no? Intanto vediamo, iniziamo. Dopo, semmai... Lo attivo e metto i comandi, perché vuol dire cosa? Allora, intanto vi dico la voce qui. Allora, se volete sostenere il mio canale potete fare donazioni, purtroppo adesso non posso mettere il link, ma appena mi si è attivato il chat lo vedete. Quindi potete donare tramite schiena su coffee.com e se volete potete qua acquistare il mio ebook che trovate a 5 € su Amazon. Cioè, queste cose potete sostenere il canale. Dopo vi metto il link, adesso per la parte chat vi metto anche il link. E poi trovate sugli altri social, quindi oltre qui al canale Twitch c'è il canale, ho visto che è partita questa cosa che come dicevo l'altra volta, tempo fa dicevo che Twitch dopo una settimana toglie i video, quindi prima 2 settimane su una settimana, infatti ho saltato una settimana e quindi alla fine sul canale non c'era più nessun video, cioè, adesso c'è il video quello di martedì, però quindi adesso dopo 7 giorni toglie i video Twitch, per chi viene affiliato. Quindi se volete trovare i video li trovate tutti sul canale YouTube. Li trovate sul canale YouTube e lì trovate tutti i video che ho fatto precedentemente. Quindi quelli del mattino quando parliamo di manga e tatuaggio giapponese c'è il giapponese, quelli del giovedì quando facevamo lezioni con giapponese adesso parliamo di cultura e cinema, di cultura e arte giapponese in generale. E quelli del giovedì quando giochiamo con giochi vintage. Adesso vi metto il link perché adesso funziona. Ho attivato il chat perché adesso deve funzionare, vediamo un po'. Un po', dai. Ecco, è partito, ok, funziona. Quindi dove devo questo social incredibile, usiamo questo social giapponese, adesso funziona. Mi sono dimenticato, mi racconto sempre, mi sono dimenticato la fretta di attivare il chatbot. Se non attivi non funziona. Allora, questo è il link per fare animazioni e poi questo è l'ebook. Adesso iniziamo. Questo è il book, se volete sostenere appunto il canale potete fare queste cose, acquistare. E poi vari social, come dicevo, c'è il canale
o di mio canale Twitch, cercare YouTube dove metto tutti i video precedenti, più video che ho fatto in 10 minuti, si chiama già quello. Adesso tra poco vi ricordavo perché ho finito di dare il video, adesso l'audio. Tempo di mettere insieme video e audio, e poi adesso abbiamo detto oggi non ho tempo di farlo perché sennò il computer chiuso per fare la live, perché non ci vuole fare l'iniziativa, ore, quindi dopo ero occupato, potevo fare la live. E quindi domani faccio sicuramente il tempo, e per domenica voi dire esce il video. Il video appunto ti esce, così si c'è già qua, fatto un nuovo video che ho fatto quest'estate, quindi faccio vedere anche quello. Tutto su canale YouTube, trovate questo. Poi c'è la pagina Facebook, dove metto sempre gli avvisi quando faccio live, anche stamattina sono avviso, quindi. E iscrivetevi se siete sempre aggiornati, potete sapere sempre se c'è qualche problema che devo inviare là, metto sempre l'avviso. E poi metto anche i link dei video che pubblico, quindi metto le varie notizie, succede cose importanti, metto tutto sul canale, sulla pagina Facebook. Poi c'è la pagina Instagram, dove trovate foto, se cose varie, la pagina TikTok, dove metto i video. E vabbè, mi trovo anche io, c'è il mio punto di vista. Ok, adesso iniziamo qua, siamo qua. Dopo se magari il video tagli un po' il pezzetto, se no. Iniziamo anche dopo. Allora, iniziamo. Allora, apriamo come al solito le immagini e cominciamo una foto. Stavolta c'è la foto, perché appunto essendo l'artista più recente del Novecento, quindi si trova la foto. Le immagini non so tante perché, cioè, ho messo quelle che c'è sulla scheda Wikipedia, però dopo ho aggiunto altri, l'ho trovato in giro per il web, perché sulla scheda Wikipedia ce n'è 4-5, ce n'è tante. E dopo ho trovato altre foto, altri disegni, altri quadri, altre immagini da vedere sul web, l'ho trovato. Allora, un attimo che si apre il programma di visualizzazione del video, di visualizzazione delle immagini. Ecco, da qua dice, sì, siamo un po' troppo, guarda, questo è un po'. Passiamo su schermone, ora. Avanti, partire adesso. Dopo si tempi morti. Ecco qua, ecco qua. Questo è Taikan Yokoyama. Allora, pare si vede. Allora, ecco qui si vede. Devo aggiornare un po'. Ok, ma questo è Taikan Yokoyama. Adesso leggiamo la biografia, leggiamo tutta la scheda su Wikipedia e vediamo anche il nostro. Taikan Yokoyama nasce a Mito, che è appunto la città giapponese, della prefettura di Mito, ah no, no, Ibaraki, scusate, capoluogo della prefettura di Ibaraki, Mito. Infatti, il 2 novembre del 1868 è nato, morto a Tokyo il 26 febbraio 1958, quindi ha vissuto quasi 90 anni, pochissimo, pochi mesi, ma quasi 90 anni. È stato un pittore giapponese esponente del movimento artistico Nihonga, quindi non Ukiyo-e, avete sui tag, cioè su Ukiyo-e, quelli tag, sempre, magari faccio anche altri artisti su Ukiyo-e, Nihonga che è un movimento venuto dopo, e figura centrale della promozione e rivitalizzazione delle arti tradizionali giapponesi nella prima metà del XX secolo. Ma c'era stato appunto dopo il periodo Meiji, questo boom, questo coso di occidentalizzazione del Giappone, allora ci sono stati anche dei movimenti per riportare la tradizione giapponese. Il Giappone sta diventando un po' troppo occidentale, no? Un po' come tutte le nazioni, come la Cina, come altre nazioni che non occidentali, che si stavano occidentalizzando nell'Ottocento, con la colonizzazione cose vai, con la potenza coloniale occidentale, e stavano perdendo un po' la loro cultura tradizionale. E il Giappone è uno di quelli che magari ha avuto vari movimenti di risveglio, di ritorno alla cultura tradizionale, che ha portato al Giappone attuale, che è un connubio tra cultura occidentale e orientale. Allora, Yokoyama, quindi diciamo. Biografia: Yokoyama, il cui nome della nascita era Sakai Hidemaru, era cambiato nome, è nato a Mito, nella prefettura di Ibaraki, figlio maggiore di Sakai Sutehiko, di professione samurai. Fu adottato dalla famiglia materna, dalla quale acquisì il cognome di Yokoyama, quindi ha preso il cognome della madre. Nel 1878 si trasferì a Tokyo con la famiglia adottiva. Qui studia al Tokyo Fuitsu Daiichi Shogaku di Bia High School, dedicandosi in particolare all'apprendimento della lingua inglese e all'arte e alla pittura yoga, di orientamento occidentalizzante. In seguito studia disegno presso il pittore Watanabe Fujisaburo e pittura con Kano Ogai, maestro della scuola Kano. La sua formazione di base, in parte, in campo artistico, può quindi essere considerata eclettica in questa fase, quindi studiare
ha studiato vari correnti artistiche. Nel 1989 si iscrive al primo corso istituito alla Tokyo Bijutsu Gakko, poi diventata l'Università degli Arti di Tokyo, che era stata recentemente inaugurata da Okakura Kakuzo. Qui studia con Hashimoto Gakko, artista della scuola Kano, tra i suoi compagni di studi che acquisirono successivamente autorità in campo artistico ci sono Ishida Shunsho, Shimomura Kanzan e Saiko Kogetsu. Dallo studio di questa scuola deriva un approccio anche tecnico all'arte, una profonda conoscenza dell'arte tradizionale, dei temi e delle tecniche, ma anche interesse alla sperimentazione e innovazione. Dopo la laurea, Yokoyama insegna un anno al Kyoto Shinitsu Bajutsu Kogai Gakko e poi entra all'Università delle Arti di Kyoto e parallelamente si dedica allo studio della pittura religiosa buddista. Intanto cambiamo immagini, cioè, immagini. Una questo qui immagini. Questa è la parte, si trova anche su un francobollo giapponese. Ho detto, magari un giorno vi faccio vedere anche il francobollo giapponese, cioè un racconto di francobollo giapponesi usati, ma ci sono tutti usati, insomma. Alcuni anche no. Robelli che sono, le poste giapponesi hanno pubblicato molti francobolli sull'arte, che riproducono quadri appunto artistici giapponesi. E ci sono molti, sia tradizionali che anche gli artisti più recenti. Allora, questa è Montagna Innevata con Gru. I quadri giapponesi, tutti quanti da tra i cani che chiama monte montagna innevata, quindi adesso quindi dice se il monte Fuji a montagna innevata quello che vuole bello, molto bello. Allora, continuiamo invece nel 1896 viene nominato assistente al Tokyo Bijutsu Gakko, istituto presso cui si è formato. A questa posizione si dimette l'anno seguente, unitamente ad altri colleghi, in segno di potenza quando Okakura Kazuso viene costretto alle dimissioni per motivi politici. Mi stavo dimesso, e loro per potenza si sono dimessi anche loro. Con Okakura e altri dei colleghi dimissionari fonda l'Accademia Giapponese d'Arte, Nihon Bijutsu-in, istituzione in cui crede e che sosterrà sempre, anche dopo la morte di Okakura. E nei momenti di maggiore difficoltà economica, in quanto la scuola non era inizialmente sostenuta da alcuna istituzione pubblica, dopo c'è diventata una importante istituzione. Dopo la morte della moglie, Yokoyama lascia il Giappone e inizia una stagione di viaggi che lo porta a visitare Calcutta, New York, Bombay, Londra, Berlino e Parigi. Approfondisce l'arte e in genere la cultura occidentale. Nel contempo si rafforza la sua convinzione che il contributo all'arte che il Giappone può dare e nello sviluppare le peculiarità della tradizione artistica giapponese. Lui pensa appunto che il Giappone non deve solo, cioè, fare arte occidentale, ma deve contribuire all'arte mondiale con la sua arte tipica, quindi tradizionale. Negli anni che precedono la seconda guerra mondiale, Takayama, a cui l'autorevolezza e professionalità è conosciuta, viene inviato in Italia dal governo giapponese come rappresentante ufficiale della comunità artistica giapponese. Quindi prima sono la famiglia di epoca fascista. Nel 1985 viene incaricato come docente all'Accademia Imperiale delle Arti, poi l'Accademia delle Arti del Giappone. Nel 1987 è uno dei primi artisti a ricevere l'Ordine della Cultura, il più alto riconoscimento assegnato ad un artista, onorificenza istituita lo stesso anno. Di fede nazionalista, nel corso degli anni della guerra, dona il ricavato delle vendite di molte delle sue opere all'esercito. E ciò ha determinato al termine della guerra la sua messa in stato di accusa come criminale di guerra da parte delle forze americane di occupazione. Dicevo che lui ha sostenuto appunto il regime e stavo accusato. Fate immagine, andiamo immagine. Ma questo è altruismo o dimenticanza di sé? Questi sono sempre soffusi, questi sfondi monocromi. Quasi monocromi in questo caso già c'è. C'è lo sfondo, c'è anche il mare, c'è il mare, si vede il colore dell'acqua. Yokoyama, Taikana, muore a Tokyo il 26 febbraio 1958 all'età di 39 anni. La sua casa è ora aperta al pubblico ed è sede del museo memoriale di Yokoyama Taikana, che c'è fatto il museo. Allora, Accademia Giapponese d'Arte. Nel 1914 si dedica a rivitalizzare l'Accademia Giapponese d'Arte.
Io sono dopo la morte di Okakura Kajuto, nel 1913. Le esposizioni annuali dell'Accademia, denominate in modo sintetico Inter, acquisiscono rilievo quali mostre indipendenti per giovani talenti. Uno dei maggiori mecenati e sostenitori delle iniziative di Dagan in questo ambito è il mercante di sete, cioè della seta, mercante di sete, ha scritto mercante di sete, qua c'è la seta, mercante di seta, Hara Tomizawa. Grazie alla sua influenza in ambito universitario e il riconoscimento della sua autorevolezza nella promozione degli arti, Taika ha avuto un ruolo di grande importanza nel sostegno dell'evoluzione del movimento Nihonga e in generale nella diffusione delle tecniche artistiche di tradizione giapponese, non solo pittoriche. Abbiamo detto la Nihonga, diciamo, dice, definisce uno stile artistico nel quale le opere sono realizzate secondo le convenzioni artistiche tradizionali e con l'utilizzo di tecniche e materiali della tradizione giapponese. Sebbene lo stile neonga sia basato sulla tradizione millenaria, il termine è stato coniato più recentemente. Adesso qua dopo c'è la nota, quindi c'è la legge. Allora, stile e soggetti. Vediamo. Taikan, durante tutto il corso della sua attività professionale, è sempre stato orientato alla ricerca e alla sperimentazione. Negli anni giovanili, sotto l'influenza di Okakura e del suo indirizzo ai temi della tradizione della storia giapponese, sviluppa soggetti legati alla storia, alla mitologia, alla religione e alla letteratura, con attenzione alle forme e alle tecniche dei classici della pittura giapponese e cinese. Successivamente si orienta verso soggetti quotidiani e della natura. All'inizio del Novecento, unitamente a Kishida Shunsho, sperimenta e sviluppa il nuovo stile, eliminando completamente le linee di contorno dei soggetti, e utilizzando una stesura di colore morbida e sfumata, quasi vedete, sui capelli, quasi vedete, si può un po' sfumare. Avendo comunque come obiettivo la rappresentazione tridimensionale, derivata dalla pittura a olio occidentale. Questa tecnica così innovativa per i tempi fu severamente criticata da altri pittori di scuola tradizionale. Lo stile viene definito con intento dispregiativo Muru Tai, stile indefinito o fantasma. Definizione oggi acquisita proprio per indicare questo stile, espressivo dal contorno sfumato. Mi si chiama proprio Muru Tai. Successivamente, pur abbandonando questo stile, l'abilità acquisita nella resa dello sfumato gli consente di dipingere con efficacia le variazioni atmosferiche, quali nubi, neve, pioggia e neve, che diventano elementi distintivi della sua pittura di paesaggio, quindi sfumato, vediamo tutte queste cose. La nebbia, il rumore, quindi la pittura sfumata si rappresenta meglio. Nella maturità si dedica quasi esclusivamente alla pittura monocroma, all'inchiostro su mie, nella quale utilizza maestria nel calibrare con un'ampia gamma di tonalità. La fonte di ispirazione diventa principalmente la natura, in particolare il paesaggio, panorami montani, cascate, fiumi, in cui solo marginalmente compaiono animali e persone. Il Monte Fuji, con le sue forme imponenti, in quanto simbolo non solo della tradizione pittorica, ma soprattutto emblema della nazione giapponese, rimane uno dei soggetti maggiormente ritratti nel corso dell'intera attività artistica. Qua c'è un'altra immagine, no? Qua. Oh, questo è molto bello, qua si vedono delle sfumature, no? Quindi le nebbie, no? Quindi molto, la sfumatura riesce a rendere molto, molto, insomma, visivamente molto bene le nebbie. Sembra quasi una fotografia, abbiamo visto questo disegno, mi sembra che è una foto, invece è un disegno, sembra una foto. Allora, c'è scritto Alba Piramidea sulle sacre cime del Monte Chichibu, la catena montuosa, in Giappone. Opere Taikan, nonostante gli impegni pubblici e l'attività didattica e di promozione, è stato pittore molto prolifico. Pannelli decorativi, semplici acquerelli, rotoli verticali e orizzontali, anche di grandi dimensioni, sia monocromi che a colori, eventualmente anche su sfondo oro, paraventi, che ha fatto molte cose. Tra le numerose opere Taikan, le più note sono Altruismo, parliamo di prima, 1897, rotolo verticale, pigmenti su seta. Qui l'altruismo rinuncia di sé come ideale buddista zen, rappresentato da un bambino in kimono, tradizionale del periodo Heian, di taglia fuori misura, che
Vogliamo subito, vediamo la descrizione. Infatti, se c'è chi vuole, vedi che è molto più lungo. Quindi dice: ah, un bambino, appunto, in ultimo modo di Israele, per gli ebrei, l'Italia è fuori misura. Vediamo qua. Ah, poi altro importante, famoso: metempsicosis 1923, vuoto orizzontale lungo oltre 40 metri, inchiostro su carta. Adesso, questo non so se c'è, se vedete, se c'è un messo. Di qua non c'è, sulla scheda. Inchiostro su carta, l'opera presente in letteratura con il titolo La ruota della vita. Forse c'è, forse c'è, non so. Qui il ciclo dell'acqua è descritto simbolicamente e rappresentare il dinamismo del corpo e di tutti gli esseri viventi. Poi, alba questa qua, alba primaveria, sulle sacre cime dei Monti Cicino, 1928, rotolo verticale, inchiostro e oro su tela, questo qua. Poi c'è fiori di ciliegio di notte, 1929, coppie di paraventi su carta, inizio splendente, 1941, rotolo orizzontale, donato all'imperatore per commemorare i 2600 anni della fondazione dell'impero. Forse qualcuno c'è, su qualche momento una scheda ce l'ho trovata in giro. Numerose sue opere sono state designate beni di importanza culturale in Giappone. Ai riconoscimenti, artista della Casa Reale del 1931, Asai Prize del 1933, Ordine della Cultura del 1937 e persone di merito culturale del 1951. Sono i riconoscimenti. Poi qua ci sono le note, la bibliografia, forse c'è qualche testo in italiano. Miyako Urase, 6 secoli di pittura giapponese, da Seishu e artisti contemporanei, Milano Fenice 2000, Fenice 2000, 1994, libro interessante, secondo me, 6 secoli di pittura giapponese. Poi vediamo, prendiamoci in Italia. No, solo quello, poi non dico c'è in italiano, sono libri in inglese. Ok, questo è tutto quello che c'è sulla scheda. Adesso faccio vedere altre immagini qua. Andiamo avanti, andiamo. Oh, questo è un po' piccolo. Andiamo. Questo è un po' piccolo. Questa è mattina di primavera. Mattina di primavera, adesso. Si vede questo nuovo albero che serve. L'albero, credo sia l'albero di ciliegio. Con il sole, quindi l'albero, quindi il sole che sta sorgendo. Qua è rosso perché sta sorgendo. Il sole, appunto, il sole davanti, come si sollevante. Con questo sfondo quasi monocromo, insomma, c'è vari sfumature, ma insomma, è un colore solo. Quindi, questo colore è avanti. Oh, non ci sono gli animali, ci sono gli animali piatti. Quaglia, anche la quaglia, come centro delle immagini, come personaggio principale delle immagini, è la quaglia. Questa quaglia. Poi c'è questa pianta, che non so che pianta è, perché non lo conosco tanto le piante. Vediamo i frutti qua, non so se ne ho qua, c'erano quelli, forse ne ho qua, c'erano quelli, comunque il soggetto principale del quadro è la quadra. Andiamo avanti. Ah no, questo è proprio qui qua. Ah, questo c'è, sono Monte Fuji, c'era questo col sole qua. Rosso dovrebbe essere sempre al sorgere del sole, quindi dovrebbe essere sempre l'alba. Potrebbe essere anche il tramonto, ma anche dove sta l'alba. Anche qui bisogna vedere da come l'ha preso Monte Fuji, che Monte Fuji si è preso dal lato di qua, cioè dal lato verso il mare, qua dietro c'è il sole, quindi potrebbe essere il tramonto. Si è preso dal lato qua, dal mare di qua, no? Dalla parte orientale, no? Quindi sono Monte Fuji si da qua. Se invece ha preso dall'altra parte, allora è il sole che sorge. Forse è il tramonto. Ah, questo è stato bello. Vediamo un po'. Questo sfumato qua. Fiori ciliegio e Monte Fuji di qua. Questo è molto bello. Fiori ciliegio è spunta fuori qua. Questo dovrebbe essere tipo nebbia, no? La bruma. E si vede Monte Fuji che spunta fuori. La cima innevata. E questo tutto questo sfumatura, questi colori sfumati. Molto bello qua. Oh, questo bello qua nero. Monte Fuji con neve, guardate. Poi mamma mia, poi gli alberi che non sono innevati, ma già ne qua sotto, ma sono gli alberi in cielo. Qua si vede, deve essere il mare, c'è l'acqua. E Monte Fuji qua sullo sfondo. Qua si accendono le immagini. Insomma, sono abbastanza gradevole da vedere queste parti.
Chiama Sprint Wind, cioè sarebbe Wind e vento, no? Vento via verde, vento via verde, sempre questo sole rosso, quindi questa sarebbe l'alba, e questo sfondo quasi quasi monocromo, quasi diciamo, i tratti che sfumature sarebbero di monti, dovrebbe essere, e poi sullo sfondo, sul primo piano, le piante, si alberi. Il fine, verso il fine, o vedi, non so. Il rom c'è un solo piano, non so se piante, non so. Sono fuori queste, mi sa che sono fuori rosso, quindi dovrebbe essere periodo autunnale. Dovrebbe essere periodo autunnale, non so più, se sono fuori. Dovrebbe essere l'acero, l'acero rosso. Quindi è mumici, quanto la volta, mi serve il periodo, due periodi principali quando in Giappone, l'anami, quando c'è primavera, quando si guardano le i fiori, quindi i ciliegi in fiore, e poi in autunno quando c'è Momici, cioè qui andiamo a vedere gli alberi con le foglie rosse, i due periodi più belli, più importanti. Questo scogliere, scogliere quando voglio sfumare, ecco questo sole sullo sfondo, gli alberi appiccati sulla scogliera, e qua sono tutti scogliere, il mare, sì. Questo coso qua è lontananza, mi scuola proprio la nebbia lontananza, questo cielo, questo colore un po' ocra, qua davanti c'è sempre la firma, poi avanti, così, luna e scogliere, ma qua questa volta la luna, quindi non più il sole ma c'è la luna. Qui c'è la luna o lo scogliere. Molto sfumato, molto tecnica di dipinto. Dovrebbe essere un animale, perché questo è un animale. O una vacca, no, ma credo che sia un animale. Non so se è una vacca o un animale, si capisce. Se è in lontananza, potrebbe essere una vacca, comunque un oggetto sta qua. Spiaggia, questa è la spiaggia, le onde che si infrangono sulla pattiglia, e qua è il sole che sta qua, stavolta non è più né tramonto, insomma, è già più meno, è rosso, quindi insomma, è più alto come sole, dovrebbe essere rosso se fosse tramonto o l'alba, no? Non è tanto alto sull'orizzonte, quindi dovrebbe essere insomma, le prime ore del giorno, o le prime ore utili, penso, sempre se è alba o tramonto. Dipende sempre se stava preso dalla parte oceanica, quindi verso l'alba, a est, o la parte del mare del Giappone, verso ovest, il Giappone, da nord-est a sud-ovest, viene giù questa forma che ha il Giappone, e appunto c'è il mare a est e a ovest. Quindi si può vedere il sole sorge e tramonta sul mare, il Giappone. Un po' come la luna, che in Italia, il sole sorge e tramonta sul mare. Di solito, che appunto noi siamo questi a rovescio, siamo da nord-est sud-ovest, anzi, nord-ovest sud-est, Italia, nord-ovest sud-est, quindi a rovescio del Giappone. Oh, questo è bello, aspetta, non mi scusi. Montefuci Scogliere, anche questo è un altro Montefuci Scogliere. Questo è molto bello, questo quando ho visto mi piace molto, l'ho avuto bene appunto. Ma qua si vedono anche dei ragazzi, quindi dovrebbe essere una città, scusa, una città, questa città nascosta in mezzo agli alberi, sulla scogliera, forse dei templi, non so se è una città pure, non so, solo dei templi, ma c'è anche il ponte, molto sfumato questa cosa, ma qua nei piani lontananza, ma c'è il gruppo, forse sono anche gli uccelli, qua c'è il gruppo, mi sa che sono gruppo, e sono Montefuji in lontananza, coperto da Aiwue, quasi sempre coperto da Aiwue, insomma, Montefuji, di solito è sempre rappresentato così. Anche in realtà, anche se si vede quasi sempre velato dalle nuvole, insomma, la cima scoperta. E vediamo che qui ci sono 3.800 metri, non è tanto alto, è molto più alto di Giappone. Questo è molto bello, i vari elementi, c'è il mare, c'è boschie, monte, queste scogliere, anche architettura, ci sono anche le case, templi, vari immagini.
ma anche su persone, le persone, non ci sono immagini, insomma, ci sono mai. Questo è verticale. Allora, questo è Way to Atago. Quindi strada per Atago. Sono quelle cose lunghe, quei pannelli lunghi. Non sto in grandi prima, perché vado in grandi poco. Vediamo com'è. Questi fatti probabilmente di Tokunoma, no? Questi incavi ci sono nelle case tradizionali giapponesi per mettere questi oggetti di valore artistico, no? Si mette così. Questi posti appunto incavati un po' giusto sulla parete, messi sono verticali, qui ci si mettono queste immagini verticali lunghe, queste appunto lunghe, queste dipinti lunghi, poi magari sotto si mette un vaso, si mette qualcosa, un'ikebana, oppure un altro oggetto, qualcosa in basso. Qui Tokunoma, questi posti dove si mettono, questi angoli della casa dove si mette qualcosa di artistico. Insolite appunto di quadri dipinti, poi magari una piccola statua o un vaso di un certo valore. E questi appunto i panni in verticale. Questo stesso, questo è famoso stesso. Shao Yang River, ma qui hanno questo dipinto in Cina, quindi dipinto in Cina, quando è stato anche in Cina, lo vedete anche all'estero. Molto sfumato, molto tradizionale questa cosa, molto simile alle immagini sono la pittura cinese. Questi cosi, questi alberi che vengono fuori dalla bruma, dalla nebbia, molto suggestivo. Qua anche qua c'è un po' di case, quindi una città, un villaggio, insomma, molto bello. Poi anche questo è verticale. Town e Bolt. La vacca. La vacca. Bolt. Questo è qua. C'è la cascata. Questa è quella lì. La quattro una cascata. No, c'è niente, non so se titolo, trovate un titolo così, quindi è difficile trovare, come trovi immagini, trovare il titolo originale, dopo la ricerca qua. Questo è sempre questa sfumatura, queste nebbie, sempre queste nebbie, vedendo i quadri così effimeri, così, un certo tipo di visualizzazione. Andiamo avanti, questo è Franco Subami, dove sono Franco? Sono Franco Pellegrino, Subami adesso non so che pianta sono, questo è bello, dopo ingrandendo si vede un po' sul canapo, perché vedo così si vede un po' poco, dopo immagini più grandi non trovate, questo. Allora, queste montagne, montagne di verde, nei parchi, qua, adesso, se parli, sono abili, sono gabbi, però sono sempre pini, o capiti, insomma. Allora, queste cose sono particolarmente belle, mi piace. Panorama, questo è bello, c'è un po' di laghetti, insomma. Queste piante, questo albero qua al centro, questo spero di roccia, ma espongono un monte dove si monte Fuji, per esempio. Sempre sullo sfondo. Questo ocra che prevale come colore, il giallo ocra che prevale. E varie sfumature, lo scuro mi piace. Bello. Vogliamo. Oh, questo albero è molto bello. Ah, questo è Monte Fuji, da nebbia, quindi si anche arriva questo deve essere il mare, c'è insomma l'acqua, l'insenatura, la costa, perché Monte Fuji sta abbastanza vicino al mare, sta al centro proprio in Giappone, quindi da Tokyo a Kyoto, in questa strada.
Io ci gioco in questo. Ok, poi Montefucci, questo è molto bello, l'ho visto molto quale sono, immagino che Montefucci della Nebbia, molto bello, questa Nebbia, questi monti, molto affascinante queste immagini, anche nelle fotografie reali, questi monti che sbucano fuori, sono di isola, che sbucano fuori appunto dalla Nebbia, queste cose sommarie di Nebbia, di Ligure, Nebbia Ligure. Ma le due sono spunta fuori in bordo. Molto bello, immagino. Sia foto che guarda. Ah, questa è l'ultima. Questa è l'ultima. Dopo c'è la live dopo questo. E niente, abbiamo seduti quindi. Ok. E niente, ovvio, dai, neanche la live. Dopo, come iniziare poi? Ok, e quindi forse è la prima volta che faccio due artisti alla volta, magari facciamo un po' più lunghe. Invece fare un artista solo, facciamo due, come facciamo quando parliamo di manga. Facciamo due artisti e facciamo due. La prossima volta non so che parleremo, vediamo un po'. Poi ci sono vari, ma posso comprare. Perché dopo ci sono certi artisti che le pagine sono un po' scarne. C'è poca roba. Da leggere, queste pagine. E anche trovare i quadri sono tanto facile. E allora. E niente, allora come detto ci vediamo sabato. Siamo sabato. Vediamo di giocare. Adesso vediamo se andiamo a giocare un po' gioco lì con Hybrid Event. Ci possiamo andare avanti con il gioco lì. Se no cambio gioco oppure facciamo un'altra cosa che ho detto prima. Di fare un'altra cosa, vediamo se riusciamo a farla. Diciamo fare questa cosa, potrebbe essere interessante, se vediamo un po'. Non si può fare. E poi martedì prossimo parliamo di cinema e finiamo, facciamo la seconda parte di Scironda. Continuiamo con i film che ha fatto Scironda, il regista più famoso per i film sui kaiju, sui mostri giapponesi. E da Godzilla in poi. Qui ha fatto anche altri film fantascienza interessanti, abbiamo già visto la prima parte, martedì scorso, che c'erano l'altro martedì scorso. Altri, abbiamo parlato di cinema e abbiamo visto che ha fatto anche altri film, non solo sui mostri, ma sempre in tema sempre, con film fantascienza, molto interessante. E poi c'è il posto dove appunto vedevo un altro artista, adesso vediamo, devo cercare di sorvolare, vediamo. E andiamo avanti così, andiamo avanti così e vediamo. E allora adesso come detto, entro settimana prossima, lunedì mattina, vedo pubblicare quel video fatto. Il finale ci sono visto, c'è ancora che stavo provando, devo finire di editarlo, perché l'audio ho fatto, il video ho fatto, lo metto insieme, ci vuole una mezza giornata buona. E poi vediamo cosa fa. Allora, come detto, iscrivetevi al canale se volete, non costa niente, basta cliccare sulla campanella, sul cuoricino qua su Twitch c'è il cuoricino, cliccate e entrate i follower del canale. E facciamo crescere il canale così se volete diffondete per sapere che esiste questo canale troppo bello che parla di cultura giapponese in generale, di arte, di cinema, di letteratura, di manga, di anime. E se volete sostenere il canale potete fare una donazione tramite Steady su qua.com e se volete potete anche acquistare il mio book che trovate su Amazon a 5 euro. Vedete queste due cose potete sostenere il canale e poi trovate sui vari social, quindi oltre qui al canale Twitch, c'è il canale YouTube dove fate delle live precedenti, quindi sia la precedente quando martedì, quando parliamo di manga e tanto giapponese e cinema giapponese, quindi del giovedì quando parliamo di arte e cultura giapponese, quindi quando parlavamo di facciamo lezioni con giapponese, adesso facciamo queste live quindi parliamo di arte e cultura giapponese. Presto farò, adesso facciamo tutti vari artisti, vai. Poi prima faremo anche di cultura giapponese generale. Quindi abbiamo idee di argomenti generali, di bonsai, di Gevada, arti marziali, insomma, c'è tante cose, ci vuole il tè, sono cose da interessanti. E un po' da trovare l'iconografia, quindi qualcosa che mi trovo immagini da vedere. E vediamo un po'.
E quindi tu vai sul canale YouTube, o dei video di 10 metri che comincia ancora, questi video che ho fatto, vai già con la provincia, quindi sono interessante a vedere, anche se sono andato anche in paesi, all'interno, purtroppo adesso questi giorni sono stati abbastanza famosi, purtroppo, per la video che c'è stata, potete andare a recuperare i video fatti su Osta, fatti su Barba, su... Acerni sono andato mai, sono andato in bicicletta, ma il video non ho fatto mai, cioè, ho fatto il video su Senigallia, quindi andare a vedere, insomma, questo che si su questo metto a posto e riescono le aziende e persone che mettono a posto le case perché sono posti più vicini, sono anche posto anche paesi dove c'è amici, c'è anche parenti sono vicinati in quei zoni e c'ho amici e parenti su quelle zone c'è stata l'alluvione e mi dispiace molto, sono proprio da pochi chilometri da qua. Per poco mi sono stato colpito, ma bastava anche il tempo che se fosse mosso tanti anni più giù e avrebbe beccato anche qua la città. E speriamo che riesco a mettere tutta cosa. Pian piano si risolverà. E quindi trovate questi video che ho fatto, quindi ti lascio in scritto, sempre sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, mi sempre gli avvisi quando faccio live, tutti i link e cose varie. E la pagina il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove trovate le foto, i disegni. E la faccio il top del pubblico video e poi a me il top va anche io ci voglio vedere e niente oggi la live dopo da poco insomma vediamo questa volta vediamo come si può fare allora ci vediamo sabato per giocare e poi vediamo se facciamo qualcos'altro quindi un saluto a tutti e preoccupate buonanotte e alla prossima.